sì all'accoglienza dei salariati agricoli. Oltre 9.500 firme per l'ospedale di Omegna. Viaggio per la cultura della legalità. In settimana la Commissione Attività Produttive, riunita in sede legislativa, ha approvato la legge sull'accoglienza dei salariati agricoli. La Bilancio ha continuato l'esame del disegno di legge sul riordino e la semplificazione dell'ordinamento regionale. Nella Ambiente si è approfondito il progetto di pianificazione delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. In quarta, l'assessore alla sanità e quello alle politiche sociali hanno svolto un'informativa, rispettivamente, sul contenimento della spesa farmaceutica e sui centri per le famiglie in Piemonte. In copertina! Il Piemonte ha approvato la legge contro il caporalato nei confronti dei lavoratori stagionali nell'agricoltura. La terza commissione, riunita l'8 giugno in sede legislativa, ha infatti licenziato a maggioranza il provvedimento che punta alla valorizzazione e al recupero del patrimonio agricolo e incentiva la sistemazione temporanea dei coltivatori stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Previsto un contributo fino a un massimo di 25.000 euro per interventi in accordo tra giunta e enti locali per la realizzazione delle strutture che contengano i lavoratori. Il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione del Comitato Difesa dell'Ospedale e dei Servizi Sanitari di Omegna che gli ha consegnato le prime 9.685 firme, raccolte in poco meno di un mese, per chiedere la stabilizzazione definitiva del Centro Ortopedico di Quadrante, Ospedale Madonna del Popolo, e il mantenimento dei servizi attualmente funzionanti, compreso il Centro di Primo Intervento. 40 ragazzi delle scuole superiori piemontesi, vincitori del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, indetto dall'Osservatorio Usura del Consiglio regionale, hanno partecipato il 31 maggio a un viaggio studio nel Milanese per visitare i beni confiscati alla 'Ndrangheta che opera in Lombardia. Un vero e proprio giro della memoria che ha fatto tappa alla casa di Giorgio Ambrosoli, assassinato nel 1979, al padiglione di arte contemporanea per rievocare la strage di servitori dello Stato del 1993, al giardino dedicato a Lea Garofano e a Cisigliano presso la masseria, un ex ristorante confiscato alla mafia.